Bene a tutti ragazzi, sono usciti i trailer del Baldur's Gate e sembra un cacchio di capolavoro. Io so fomentatissimo, me lo so studiato, tipo me li so visti gli ultimi 20 giorni in questo periodo di quarantena, tipo Gandalf quando sta sulla torre che si legge tutti i libri. Stavo lì a leggermi tutti i libri di Dungeons & Dragons, a studiarmi tutta la storia. Infatti ragazzi, ho scoperto cose che tipo non hanno detto nessuno. Già dall'inizio si vede che i ragazzi di Larian Studios che l'hanno preso si sono impegnati in una maniera assurda nei dettagli storici, già dal trailer, che è un trailer action. Se uno non è molto addentrato nella lore di Dungeons & Dragons magari non se ne accorge, ma ci stanno dei particolari che andremo a vedere e a studiare in questo video che non avete idea ragazzi, quindi tenetevi forte. Dalla storia di Forgotten Realms, perché sarà ambientato nei reami dimenticati e più precisamente nella costa della spada a Baldur's Gate, la città dove sarà ambientato il gioco. Io so 20 anni che aspetto il terzo capitolo di Baldur's Gate, cioè i primi capitoli mi hanno aperto al mondo del fantasy, l'ho adorato e in più a quanto pare se ne occuperà i ragazzi di Larian Studios, che sono dei grandi, hanno dimostrato le loro estreme capacità con Divinity 1 e Divinity 2, quindi niente, nessuno meglio di loro adesso come adesso poteva gestire un lavoro del genere. E poi in più se ne sono usciti con questa frase: per creare il gioco perfetto l'unica via è questa. Pochi di voi si ricorderanno Baldur's Gate 1 e Baldur's Gate 2, quel capolavoro di BioWare pubblicato da quei ragazzi di Black Island Studios che sarebbero poi gli stessi di Fallout 1, quindi sono nostri amici. Quindi magari pochi di voi si ricorderanno di Spade, no sciarade, oppure dove arriva Misk, il male si ritira, quelle frasi che dicevano i personaggi principali, che poi non ho mai capito che cazzo era di Spade, no sciarade. So 20 anni che ci penso, ma ancora non lo so. Comunque andiamo a vedere, raga, perché da sto gameplay e da questo trailer si sono scoperte delle cose assurde. Il trailer si apre con una raffigurazione del pianeta Glit, dove apparvero per la prima volta gli Illidith, che sarebbero niente poco di meno che i Mindflyer. Alcuni di voi se li ricorderanno, magari quelli che sono meno nerd, per Stranger Things, ragazzi, ma il Mindflyer è probabilmente il nemico per Antonio Masia in Dungeons & Dragons, insieme al Beholder, cioè sono i mostri più terrificanti che puoi incontrare in questo cazzo di universo. Cioè, ce ne stanno anche di peggio, perché davvero Dungeons & Dragons è assurdo, ma questi sono, diciamo, i principali storici personaggi, i super villain di Dungeons & Dragons. Conosciuti anche come scarnificatori di menti, quindi già dal nome comunque dovreste fare idea di chi stiamo a parlare. E adesso il Mindflyer ci verrà qualcosa di veramente brutto, perché, come sapete, già è girata questa voce, comunque noi vivremo tutto il gioco con un parassita e dovremo decidere di levarlo o no. E se questo parassita non lo leveremo, ci trasformerà alla fine in un Mindflyer. Ma sembra una cosa così a caso. Invece, ragazzi, come vedete da questo manuale, è un comportamento base del Mindflyer. Il Mindflyer due volte nella vita ha la capacità di depositare delle uova da cui nasceranno questi girini. Quindi questo Mindflyer sta facendo all'amore con noi. Che bello! Che brutta esperienza, inizia così con una molestia sessuale extraplanare questo gioco. Dovete sapere che i Mindflyer sono nei cuori degli abitanti del Faerun da secoli, è un terrore recondito che hanno da sempre, perché c'è molto nascosto dietro a queste bestie che si nascondano nell'Underdark, ma fondamentalmente sono creature di un altro piano, sono creature extraplanari, non provengono dal Faerun, non provengono da Thorin, il pianeta dove siamo, ma vengono da un altro pianeta. È qualcosa di complicato, ma magari per chi guarda Rick e Morty probabilmente capirà di più. Ma nel mondo di Dungeons & Dragons esiste il multiverso, ci sono tantissimi piani e si possono viaggiare con degli incantesimi, ma i Mindflyer, gli Illidith, già da molto tempo, come vedete, quello che state vedendo non è semplicemente un polipone che vola, ma è una cavolo di astronave extraplanare, una vera e propria astronave spaziale per viaggiare da un piano all'altro. È un essere vivente, ma ha la capacità di viaggiare da un piano all'altro, e i Mindflyer
sembra che conoscano questa capacità da secoli e secoli. Infatti dovete sapere che in epoche antiche la razza degli Illidith riuscì a conquistare un impero vastissimo che si estendeva da un piano all'altro, e la leggenda narra proprio che un tempo anche il pianeta Thorin, il pianeta del Fairon, era soggiogato dal potere dei Mainflyer, che aveva creato un vero e proprio impero che si estendeva da un piano all'altro, dove avevano schiavizzato buona parte della popolazione di tutto l'universo sotto al loro potere. E quando l'impero crollò, e più avanti capirete perché è crollato, tutti i Mainflyer dovettero scappare dai pianeti che avevano occupato, e fu proprio grazie a questi nautiloidi che avevano che riuscirono a fuggire. La prima volta che compare un nautiloide è sul manuale Spelljammer. Sentite quanto è bello, Spelljammer! Soprattutto, cioè, è tipo la cosa più nerd che abbia mai visto. I pirati dei reami spaziali. Poi non lo so, è super anni 80, è come gli anni 80, non riesco a capire se è brutto o è bellissimo. Mi confonde. Comunque, la città che vediamo sotto attacco, raga, niente proprio di meno che Baldur's Gate. Santo cielo, sto fomentatissimo. E se non bastasse già un nautiloide che sovrasta la città e la distrugge e teletrasporta la gente dentro, e probabilmente tra quei personaggi ci siamo anche noi. E se questo non bastasse, si sta per aprire un altro portale dimensionale e stanno per arrivare tre draghi rossi. Sembrerebbe un occhio inesperto, molti hanno pensato che sono semplicemente a guardia della città. In effetti una città grande come Baldur's Gate si può tranquillamente permettere tre draghi, ma non vedrei tre draghi rossi a difendere Baldur's Gate. Se conoscete un po' comunque la lore, i draghi rossi sono dei draghi malvagi, è veramente impossibile che vadano a difendere una città come Baldur's Gate. Al massimo gli chiedono le vergini, ma molto più probabilmente a cavalcarli sono i Ghilianchi, dei monaci che combattono contro gli Illidith da secoli. Infatti sono molto probabilmente, cioè no, sono a causa della caduta dell'impero degli Illidith, e hanno giurato di vendicarsi e distruggerli. La leggenda narra che siano gli antichi antenati proprio degli esseri umani che, quando crearono Paragos, riuscirono a schiavizzare e portare sul loro piano principale. E quando poi il governo è crollato, hanno abbandonato il Thorin, il nostro pianeta, è passato così tanto tempo che sono rimaste pochissime prove di quello che è successo. Ma una prova stessa sono proprio i Ghilianchi, che ancora combattono contro gli Illidith, ma su un altro piano. Ormai hanno abbandonato completamente Thorin, dopo migliaia di anni di schiavitù sono cambiati completamente e vivono sul piano astrale. Quindi migliaia di anni di incroci forzati dei Mindflyer per migliorare la forza di questi schiavi alla fine li ha resi troppo potenti e troppo resistenti al controllo mentale dei Mindflyer. Questo gli ha permesso di ribellarsi e far crollare l'impero di Paragos. È una figata il fatto che alla fine questi sono esseri umani, ma cresciuti su un piano diverso e comunque sotto il gioco dei Mindflyer, li ha resi degli esseri malvagissimi. Quindi in teoria la vedo veramente dura che stiano lì per difendere Baldur's Gate. Loro l'unico interesse che hanno è distruggere qualunque Mindflyer e fare in modo che fondamentalmente non resista e non sopravviva niente al di fuori di loro su tutti i piani materiali, perché hanno la paura di essere schiavizzati da un'altra razza. In realtà si sono divisi in due fazioni, in due razze, i Ghilianchi e i Ginzerrai, che vivono su due piani diversi, il piano del limbo e il piano astrale. Una ha detto di voler vivere sul piano del limbo e non voler rompere le palle a nessuno, fondamentalmente, mentre quell'altra ha deciso di schiavizzare tutto il resto del mondo. Molto probabilmente abbiamo davanti i Ghilianchi, questi ancora più malvagi. Comunque vediamo che il combattimento continua. Un attimo prima di esplodere il Mindflyer riesce a fare porta dimensionale e teletrasportarsi, oppure magari viaggio extraplanare e andare direttamente su un altro piano, non lo riusciamo a capire. Comunque il combattimento continua, una figata, alla fine sono tre draghi rossi e lo sbragano, ma non precipita su questo posto, riesce comunque a fare un altro viaggio extraplanare o porta dimensionale e teletrasportarsi in un altro luogo, e a quel punto finisce il trailer e noi siamo liberi e fuori dall'astronave. Ma comunque è riuscito a fare quello che voleva alla fine il Mindflyer, riuscire ad aumentare la sua progenie e innestare altre persone. Ora sarà a noi decidere nel corso del gioco se restare infetti, perché come quello che vedrete di questo GDR meraviglioso è che a quanto pare potremo fare qualunque cosa, cioè è un po' come Dungeons and Dragons, tutto è semplicemente precluso dalla nostra fantasia e ci sarà la possibilità di fare scelte multiple, raga, all'inverosimile, già dall'inizio del gioco. Infatti potremo decidere di rimanere con questa
parassita nel corpo che ci darà anche dei poteri, ma alla fine ci trasformerà in Mind Flayer, perché come abbiamo visto è proprio il modo che hanno di accoppiarsi, quindi fondamentalmente fanno così: questo batterio si mangerà il nostro cervello e noi diventeremo a tutti gli effetti dei Mind Flayer. Abbiamo visto che non c'è l'allineamento in questo gioco, quindi ci lasceranno la scelta di creare il personaggio nel corso del gioco, quindi magari potremmo scegliere di diventare malvagi a metà gioco e cambiare di colpo, allearsi con i Mind Flayer e decidere di non levarsi questo parassita e diventare a tutti gli effetti un Mind Flayer, come vediamo in questo video, che era il primo trailer che era uscito, e a quanto pare questa sarà una delle varie possibilità che accadranno a metà gioco, non sarà un finale. E potrebbe succedere o non potrebbe succedere, dipende dalle scelte che prenderemo nel corso del gioco. I ragazzi in Aria Studios ci hanno detto che sarà ambientato nella discesa dell'Avernus, un manuale di avventura della 5.0, ma ovviamente sarà anche collegato ai Mind Flayer e chi di Anki, oltre tutte le varie storie per ogni personaggio che avremo, perché ognuno avrà una sua storia principale che potremo seguire e che creeranno tante avventure secondarie. Comunque ora vi leggo soltanto il prologo della discesa dell'Avernus. Baldur's Gate è una delle città più corrotte situate nella Costa della Spada. Hai appena iniziato la tua carriera di avventuriero, ma ti ritrovi già coinvolto in una trama che si estende tra le ombre di Baldur's Gate. Hai quello che ti serve per trasformare le macchine da guerra infernali e contratti nefasti contro l'arcidiavolo di Zaira e le sue orde diaboliche. Non potrai mai sapere che stai percorrendo una strada sicura, visto che sei stato messo contro gli infiniti male dei nove inferi. Bah, gravissimo. Ma è la classica frase che dice il matto per Roma: e voi che vi ritroverete al cospetto dei nove inferi. Adesso passiamo alla creazione del personaggio. Vediamo che c'è sta già una grande scelta di 8 razze e 15 classi diverse. Le razze sono elfi, nani, gnomi, umani, orchi, mezz'orco. Vediamo anche il tiefling, che è un mezzo uomo, mezzo demone. Praticamente un incrocio tra creature extraplanari dei piani malvagi demoniaci. Un consiglio che vi do, che ho notato giocando a Divinity, vi consiglio di prendere i personaggi già preparati, perché hanno un background fighissimo che si mischierà con la storia che andremo a vivere nel corso del gioco. Non so se aggiungeranno la possibilità di creare un background magari già preimpostato con varie combinazioni per poter creare un personaggio da capo nostro che ha questa capacità. Perché questa possibilità di gioco? Perché è veramente interessante giocare ogni personaggio, e qui aprirà pure la possibilità di rigiocare il gioco decine di volte per prendere tutti i vari personaggi già preparati. Certo, potrebbero essere già dei nostri compagni, quindi potremmo comunque vivere quelle storie aiutandoli, però vedendole in prima persona è più divertente. E comunque, vabbè, possibilità di rigiocare infinito. Sembra che ci saranno 60 ore di gioco nella storia principale, ma ci saranno tantissime storie secondarie che si apriranno, sia per la caduta dell'Avernus, sia per contro per aiutare i Gilianchi, che sia per aiutare i nostri compagni. E il gioco sembra che durerà in eterno. Ci giocheremo per i prossimi 10 anni, e di questo sono felicissimo. Una delle tante critiche che sono state fatte sono in base al fatto che sembra che ricordi molto Divinity per il fatto che è a turni, quando invece è assolutamente non vero, perché Divinity sì che era a turni, ma era diviso, completamente diverso. Qui è a turni come Dungeons and Dragons è, perché Dungeons and Dragons è a turni. È vero che i primi Baldur's Gate c'era la possibilità di premere il tasto spazio e mettere tutto in pausa, se no era gioco action. Infatti io l'ho capito dopo anni sta storia dello spazio, giocando col Master, ho visto lui che lo faceva, ho fatto oh mio Dio, cacchio. Comunque abbiamo capito che sono passati 20 anni dal primo Baldur's Gate, e sarebbe assurdo adesso ritornare a 20 anni fa, quando comunque questa meccanica è da paura. Cioè, nel senso, Dungeons and Dragons è così, tiri il tiro iniziativa, e infatti qua è così. Si vedranno anche i dadi, sarà una cosa fighissima, e ci saranno i fallimenti critici, quindi i personaggi fortissimi magari fanno il fallimento critico e non ti uccide, cioè è una cosa troppo bella, sarà assolutamente super strategico sto gioco, ragazzi. Soprattutto perché adesso è molto più simile a Dungeons and Dragons di quanto era simile a Divinity 2, visto che molti dicono che assomiglia a un Divinity 3. Invece il combattimento di Divinity 2 funzionava a turni, ma ogni turno, ogni incantesimo costava dei punti azione, mentre qui tu potrai fare un tot di incantesimi al giorno, li dovrai scegliere la mattina, oppure dovrai riposarti per poter ricastare di nuovo, come funziona in Dungeons & Dragons. E ci saranno i punti azione con i dadi, cioè nel senso sarà una figata. Ci saranno i turni
i dati da lanciare, tutto dipenderà dal nostro punto di iniziativa, che sarà dipeso dalla nostra destrezza, dai nostri talenti. Quindi sarà tutto come deve essere dentro Dungeons & Dragons, quindi fottutamente strategico. Infatti, nei combattimenti potremo decidere col fuoco di far evaporare l'acqua, quindi creare una cortina di vapore che durerà 4 turni, e quindi avremo 4 turni per spostarci in quel posto e non farci vedere. E proprio per questo, nelle fasi stealth avremo la possibilità di mantenere la modalità a turni e quindi poter controllare i movimenti degli avversari e sfruttare appieno queste situazioni stealth come il vapore che per 4 turni ci manterrà nascosti dagli avversari. Sarà importantissimo anche sfruttare le ombre, perché gli avversari avranno più possibilità di vederci quando saremo vicino a una fonte di luce. Notiamo anche che il gioco è sviluppato molto più verticalmente in confronto a Divinity, quindi anche lì si potevano fare i combattimenti. Era molto importante a livello strategico mettersi in un punto più alto, perché avremo la possibilità di tirare il dado 2 volte, perché saremo, come così nelle regole della 5.0, saremo in una posizione di vantaggio in confronto agli avversari, e sarà molto importante sfruttare questa cosa. In più si nota proprio che ci sono tanti incantesimi per spostarsi in alto nei combattimenti, quindi sarà centrale quella strategia che dovrete affrontare nei combattimenti. Un'altra novità da Divinity è che ci sarà l'inquadratura cinematografica quando parleremo con i PNG, e mi ero scordato di dirlo all'inizio, però è una bella novità perché diventa tutto più immersivo e si abbandona l'inquadratura isometrica per poter parlare con gli altri personaggi. Comunque, regà, hanno rilasciato 20 minuti di gameplay, una quantità di informazioni assurda, quindi potrei essermi dimenticato qualcosa. Ci sarà anche la possibilità di diventare vampiro con tutte le varie problematiche, quindi non potremo attraversare l'acqua corrente, ci dovranno invitare se dovremo entrare dentro casa di qualcuno, dovremo essere invitati. Quindi già da questi piccoli particolari sul vampiro ci rendiamo conto della cura per i dettagli che hanno avuto su tutto il resto del gioco. In più sappiamo che il parassita ci darà poteri telepatici con tutte le altre persone che hanno questo parassita, e che ci toglierà anche tanti mal, come il malus del vampiro che non può camminare sotto al sole. A quanto pare, adesso che abbiamo questa larva, possiamo girare tranquillamente sotto la luce del sole. Ci sarà comunque, come ho detto, la cooperativa. Io sto provando su Divinity, infatti venite su Twitch, regà, trovate il link in descrizione. Stiamo provando in questo periodo la cooperativa su Divinity 2, è tipo stupenda e probabilmente funzionerà così anche qui. Ci sarà la possibilità di entrare nei salvataggi dei propri amici e poter giocare e interagire con gli altri personaggi come se anche noi fossimo i proprietari del salvataggio stesso, quindi è molto figo. Gli avversari, i nemici, cioè, molto spesso interagiranno anche con gli amici che abbiamo invitato nel nostro party, e quindi tutti saremo inclusi nelle discussioni con gli NPC. Quindi sarà un'esperienza di ruolo per chi non ha giocato a Divinity molto interessante da giocare in multiplayer, e quindi io vi consiglio e vi esorto di seguirmi su Twitch, perché se stiamo a divertire a fare delle chiuse notturne su Divinity pazzesche, oltre anche che a D&D. Quindi, raga, io comunque penso di avervi detto tutto, e se mi sono scordato qualcosa, mi sono dilungato, ho imperversato per 20 minuti, spero di non essermi dilungato troppo e di aver detto tutto. Comunque arriveranno novità e tutte le notizie su Baldur's Gate, qualunque notizia, la data, perché ancora non si sa, appena si saprà ve la farò sapere. Vi ricordo comunque di seguirmi su Twitch, perché vi aggiornerò su tutto e giocheremo anche i vecchi capitoli, che so, dei capolavori, quindi a maggior ragione, se anche voi siete dei fan, vi consiglio di seguirmi su Twitch e trovate il link in descrizione. Vi ringrazio per l'attenzione, ragazzi, vi ho detto tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao belli!